Il Colosseo è stato inaugurato e l'imperatore Tito ha promesso al popolo di Roma un duello a morte tra due famosi gladiatori, Prisco e Vero. Le persone presenti, i 50.000 spettatori, l'imperatore, i due gladiatori, tutti sanno che uno dei due vincerà e l'altro morirà. Marziale rimarca che non sono state solo le abilità dei due uomini, ma anche la durata dello scontro a emozionare il pubblico, a produrre un'impressione fortissima. Deve essere stato sfiancante. Anche i lottatori professionisti di oggi, allenati al meglio, non sferrano colpi all'avversario finché l'altro non cade. Ci sono sempre delle pause e dei momenti di riposo. I combattimenti sono estenuanti e l'atleta ha sempre bisogno di fermarsi, di bere. Prisco e Vero sono stati grandiosi, tanto che le loro gesta vengono ricordate ancora oggi dopo 2000 anni. Dopo ore di combattimento estenuante, i due uomini sono incapaci di proseguire, indugiano in lunghi corpo a corpo, non si recano più in piedi, hanno esaurito tutte le forze. Il tuo uomo sembra stanco. Lo sono entrambi. Colosseum, dal 18 ottobre, su History Channel.